Sono Silvia Sanna, vincitrice del terzo premio tesi di laurea in genio al femminile e ho partecipato a questo premio quando la mia università ha mandato l'avviso di riapertura delle iscrizioni. Leggendo il bando ho trovato molto interessante il dover applicare e adattare le nostre tesi al PNRR, ma ho pensato che avendo fatto una tesi sulla sicurezza informatica questa non fosse esplicitamente inclusa nel piano, ma dopo un'attenta lettura ho trovato che in vari pilastri e missioni viene menzionata. Quindi ho deciso di partecipare. In più ho appoggiato completamente l'idea del progetto, che è quella di premiare le studentesse laureate in ingegneria, una facoltà che purtroppo ancora ha un basso tasso di studentesse iscritte, questo a causa di un concetto storico e di uno stereotipo. In realtà non c'è nessun vincolo per cui una ragazza non riesca a studiare ingegneria in realtà in qualunque facoltà STEM e a ottenere dei buoni risultati. Dal futuro mi aspetto innanzitutto di poter continuare a lavorare nella sicurezza informatica, anche grazie al dottorato che ho iniziato, e questo per rendere il mondo un posto più tecnologico, una tecnologia che ci aiuti tutti i giorni, ma anche sicura. In più, grazie a questo premio di laurea, spero di poter ispirare nuove ragazze a iscriversi a ingegneria in qualunque facoltà STEM, spronandole a lasciare da parte i pregiudizi, gli stereotipi e quello che dicono le altre persone, ma inseguire il loro sogno, perché ingegneria è una professione molto bella, richiede tanta creatività e noi donne possiamo riuscirci.